Un momento di crisi che sembra non avere mai fine, almeno per le imprese della regione Lazio. Oggi la CNR di Roma farà il punto della situazione in vista della manifestazione nazionale prevista per il 18 febbraio, martedì prossimo. Al telefono questa mattina abbiamo Lorenzo Tagliavanti, direttore di CNA di Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Direttore, un momento nero che sembra continui ad essere sempre più nero, insomma, ultime statistiche registrano che le imprese morte sono di numero maggiore rispetto a quelle nate. È la prima volta che accade dal 2000 ad oggi, questo a segnalare di quanto l'impresa, di quanto la crisi sia lunga e profonda. In questi anni il Lazio ha perso l'8% della propria ricchezza. Siamo arrivati a quasi 200.000 disoccupati solo nella città di Roma, con un tasso di disoccupazione del 10%. 4 anni fa era più o meno la metà. Particolarmente drammatica è la situazione delle giovani generazioni. 4 giovani su 10 è disoccupato, facendo di Roma una città quasi meridionale e ci allontaniamo sempre di più al centro-nord. Questo significa che anche nel nostro territorio la crisi è profonda. E questa crisi la stanno sopportando queste 400.000 piccole e medie imprese della nostra regione. Voi oggi farete, direttore, un po' il punto della situazione, appunto in vista della manifestazione. E uno dei dati anche importanti è che gli imprenditori del Lazio, in pratica, hanno un record, battono il record del pagamento delle tasse, cioè le tasse degli impagate dagli imprenditori sono superiori a quelle, per esempio, pagate a Milano. Questo purtroppo grazie alle addizionali locali del Comune e della Regione che trovandosi in una crisi finanziaria molto grave hanno deciso di aumentare tutti gli addizionali. Questo fa sì quindi che gli imprenditori di Roma sono quelli che pagano le tasse più alte nel nostro Paese. Direttore Tagliavanti, grazie per la sua testimonianza e poi sicuramente ci aggiorneremo a seguito della manifestazione di martedì prossimo. Grazie e noi adesso andiamo.